su telu volan ado tus sonios desos coros que jugan calun espera in questo mundo esos sonios volan sempre sprusina stellas che angelos visita pare anima mia pague con musica e poesia in questa Sardegna, in particolar modo della Barbagia. Questo è un alambicco, un distillatore, è fatto totalmente a mano in maniera artigianale, consiste in un contenitore, un padellone in acciaio e tutto il sistema di raffreddamento di rame. Dopo che abbiamo fatto il vino, dalle vinacce non si buttano, questo va totalmente riempito di vinacce, poi ci vanno mediamente 40-45 litri di acqua, poi si sigilla e si chiude tutto con questo sistema dell'alambico vero e proprio e tutto il rame e diventa una pentola a pressione. Adesso col fuoco, si accende il fuoco, vuole almeno quasi 3 ore ad arrivare proprio in ebollizione, ad arrivare a 80-90 gradi, guardate, in cui l'acqua, questi 40-50 litri d'acqua bolliscono, si fa tanto vapore acqueo che è alcolico portato dall'alcol presente, dalla zuccherina presente nelle vinacce. Quest'alcol passa in questo sistema, in questo tubo, qui c'è una serpentina tutta in rame,
e il sistema di raffreddamento del vapore. Entra l'acqua fredda collegata direttamente dal rubinetto, si raffredda, fuoriesce l'acqua calda e da questa parte qua in basso fuoriesce il filiverro proprio, che non è altro che il vapore che si forma e viene raffreddato e fuoriesce freddo. E questo è tutto il sistema. Senza guardare riesco a farlo anche senza mani, quindi diamo la pasta in eccesso e tagliamo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e mangio fresco per lei, sono buonissimi così, eh. Bella e bella, 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 bella e bella
tira, canto, tira là in fondo, canto, tira là in fondo. Prima di miglia sei no, come ti ne mezzo mondo, come ti ne mezzo mondo. Bella la milicona, tira là in fondo. Thank you.
peregrina, non fare sall'asino il furistera, non fare sall'asino il furistera. Poi tira.
Questo che stiamo vedendo è proprio l'inizio, qui dentro c'è la cera d'api e poi noi poco a poco prendiamo la cera e la versiamo. Ogni volta che io la verso lei prende un piccolo strato. Ne mettiamo molte così si raffredda prima quella e ripassiamo sopra. Se è troppo calda non aderisce alla candela. Poi noi queste candele le usiamo e adesso le si usano molto. Se voi entrate in qualsiasi chiesa sicuramente le troverete nella chiesa. Poi le usano le fioresse, che è un gruppo di persone che vanno alle sfilate oppure accompagnano i morti. Loro hanno sempre la candela in mano. La possiamo personalizzare col santo che si preferisce, oppure per il battesimo, per le comunioni. Tipo decoupage vengono applicate? Sono delle calcomanie. Ma la forma la date voi? La forma è la cera che gliela dà. Ah, ogni strato che scende, io come fa, da qui naturalmente parte più calda, quindi quello diventa più sottile. Come scende, si sfredda e attacca più, aderisce di più. Alla misura che quanto ci si mette per farla grande? Per farla grande c'è quello il ceto pasquale che ci vogliono un paio di minuti. Per questa ci vuole un'oretta e mezzo, due ore. Perché le deve far sfreddare e poi più mettere. Mamma mia, si può continuare sempre con la stessa candela, se non diventa troppo calda e invece di aderire scioglie quella che c'è sotto. E questa cera d'api praticamente è la cellette delle api sciolta, o no? Sì, la cellette delle api filtrata e sciolta.